del mare con diverse iniziative organizzate sul territorio. Noi siamo andati a Taranto con Fabio Bottiglione. La giornata del mare di Taranto inizia in uno dei luoghi simbolo della città, il Castello Aragonese, dove per l'occasione è stata inaugurata una mostra a tema, a cui hanno partecipato centinaia di ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Disegni, acquerelli, fotografie, con al centro il mare, preziosa risorsa da valorizzare e da proteggere. Il nostro scopo era quello di far accrescere nei giovani una conoscenza, una forte consapevolezza dell'importanza del mare, visto come grandissima risorsa del territorio in cui questi ragazzi vivono. Questa qua è la mia foto e, come si può vedere, è la nostra terra. Per me il mare rappresenta tutto, perché è fonte di commercio, vita, il mangiare, tutto quanto. Il mare per noi è tutto, è proprio vita, è anima proprio. Tante le attività organizzate da Marina Militare e Lega Navale, dalle visite alle navi alle esercitazioni di soccorso in mare. La più spettacolare è l'operazione di recupero di un naufrago con l'impiego di un elicottero, offerta agli spettatori raccolti sul lungomare. Grandi protagonisti, cani da salvataggio, addestrati a operare in qualsiasi condizione meteorologica e su ogni tipo di mezzo. Il cane aiuta, è il nostro amico, perché ci aiuta al rientro da questo tipo di soccorso, in quanto è il nostro motore trainante. Chi vuole mettersi in gioco può provare a salire su un SUP o prendere delle speciali lezioni di voga su un'antica lancia a remi. Non dimenticare...